Cari amici ed amiche, benvenuti alla nostra rubrica di balistica. Siamo con Giovanni De Angelis, delegato del club Calibro 16 per la Regione Lazio, e oggi parliamo di un argomento estremamente importante nei fucili basculanti, la chiusura. Parleremo, e Giovanni ha qua accanto due sovrapposti, e parleremo di tematiche che riguardano i motivi per i quali i costruttori si sono mossi in determinate direzioni, qual è il ruolo della chiusura e gli elementi tecnici di spicco che ci riguardano. Giovanni, a te la parola. Grazie, buongiorno a tutti. Oggi abbiamo due fucili bascolanti, nella fattispecie del sovrapposto, e andiamo a parlare delle chiusure. E la chiusura del fucile serve essenzialmente a due cose: non far partire le canne insieme alla carica di piombo. Sapete tutti bene che ad ogni azione corrisponde una reazione uguale e contraria, siccome la spinta viene retta dalla spalla, tutto il resto tende a partire. Le canne quindi devono essere vincolate saldamente alla bascola e i costruttori si sono adoperati per inventare vari metodi. Queste si chiamano le tenute del fucile. L'altro problema è quello che il fucile, siccome è un basculante, tende ad aprirsi. Allora le chiusure veramente dette sono quelle che impediscono alle canne di aprirsi. L'unione di queste due marchingegni serve appunto a tenere il fucile chiuso. Questo è un Browning. Voi sapete tutte che nella doppietta ci sono i ramponi inferiori sistemati sotto le canne e servono a far basculare il fucile. Anche il Browning ha messo un rampone sotto la canna inferiore, come poi hanno fatto tutte le case mitte europee, per esempio la Merkel e la Sauer. Ma questo non è sufficiente, perché impedisce sia al fucile di partire, ma lo fa basculare. Allora ci servono le chiusure vere e proprie. Browning ha mutuato dalla doppietta questi due ramponi, sempre a livello della canna inferiore, e in questi due recessi creati nel rampone va ad inserirsi il catenaccio. È la chiusura classica della doppietta che è stata adattata al sovrapposto. Ma ci sono altre scuole. Questo è un sovrapposto della Zoli, e la tenuta del fucile è stata ottenuta ricavando dei semiperni laterali che vanno a ruotare nei recessi costruiti appositamente all'interno della bascula. Alcuni costruttori hanno fatto il contrario: il semiperno, che in questo caso è un fucile molto raffinato, sono sostituibili. I semiperni sono stati ricavati dentro la bascula e i recessi che fanno ruotare il fucile vengono ricavati invece nel manicotto che sostiene le canne. Questo fucile non ha i classici ramponi inferiori della doppietta, mutuati dalla doppietta e aggiustati per il sovrapposto. Questo fucile ha due mensole laterali all'altezza della canna superiore e, se posso esprimere il mio particolare giudizio, sono molto più efficienti che non quelle del Browning, perché queste sono messe all'altezza della canna superiore e, per una questione fisica delle leve, è una leva più vantaggiosa di quella del Browning. Chiaramente il Browning costruisce con la tecnica tutta sua particolare di estrema precisione, per cui garantisce la chiusura del fucile anche quella soluzione tecnica. Su queste mensole laterali va a appoggiare il cosiddetto catenaccio che scorre all'interno della faccia della bascola, comandato dalla chiave come nella doppietta. È più simile alla doppietta questo tipo di chiusura che non quella che abbiamo visto dal Browning. Ma quando si parla di chiusura del fucile sovrapposto, non possiamo non parlare della chiusura dei fucili Beretta, che sposa alle due mensole a livello della canna superiore, sposa anche delle spallette trapezoidali, che sono elementi che servono comunque a deviare la spinta e quella di rotazione e quella che farebbe partire le canne. Traslazione. Di traslazione, grazie Riccardo. E su piani diversi, per cui la forza si scompone in più parti che compongono la forza stessa, per cui non c'è una forza preponderante che tenda a staccare le canne e a farle partire insieme al piombo. Senti Giovanni, un'ultima domanda, tanto per capire anche le dimensioni di certe cose. Hai parlato di spinta, quindi l'impedimento nel essere proiettato in avanti e nell'aprirsi, quindi la spinta data dalle pressioni che si generano. Cioè, si generano dei riferimenti in termini di valori pressori di esercizio di un'arma da caccia? L'arma da caccia viene bancata proprio perché le chiusure debbano
tenere, ma oltre alle chiusure deve tenere anche la struttura del fucile, quindi la camera di scoppio. Si chiama così proprio perché il fenomeno esplosivo avviene sì dentro la cartuccia, ma dentro la prima parte delle canne, verso la culatta, che devono avere un'alta resistenza. Il fucile calibro 12 viene testato a 1200 atmosfere, e prima erano molto più basse, ma man mano che l'evoluzione della polvere, che è un propellente, non è un esplosivo, è progredita, si sono avute polveri molto più lente nella deflagrazione, che però fanno avere delle pressioni più alte. Il calibro 16, che è quello che più ci interessa a noi, queste due armi che abbiamo presentato con le chiusure sono rigorosamente in calibro 16. Il calibro 16, dicevo, può essere oggi bancato anche alla prova superiore, che supera le 1300 atmosfere. Questo non significa che dovete adesso di corsa andare a caricare cartucce iper magnum, anche perché noi del calibro 16 siamo contro la iper magnum mania, perché il calibro 16 porta delle cariche equilibratissime, e queste pressioni sono quelle che devono avere uno sfogo una volta che si produce il fenomeno di deflagrazione della carica. Questa pressione è esercitata in maniera circolare su tutta la camera di scoppio e sul fondo della cartuccia, sul fondello, e questa pressione va a ricadere sulla faccia della bascula. Tutte queste pressioni, che poi continuano a progredire nella canna, devono avere la massima resistenza in questo punto iniziale, cioè la camera di scoppio. Successivamente le pressioni diminuiscono sempre di più, fino ad azzerarsi quando il proiettile, perché fino a che non sta in movimento si chiama proiettile, poi diventa proiettile. Nel nostro caso il proiettile è costituito dalla massa del piombo e del contenitore che lo spinge. Quando questo lascia la canna, le pressioni sono ormai arrivate a zero. Se mi è permessa una digressione parlando di automatici, tutti gli automatici a presa di gas o anche gli automatici a massa inerziale debbono aprire la culatta quando le pressioni sono arrivate a un livello di sicurezza. Questo capita di solito quando la carica è già arrivata ai due terzi finali della canna. A quel punto, con dei meccanismi particolari, ogni casa ha il suo, si svincolano le chiusure e comincia il cinematismo di riarmo dell'arma, fucile a lungo rinculo, a gas, eccetera, eccetera. Molto bene, ringraziamo Giovanni per questa estremamente esauriente, grazie a voi. Anche sulla divagazione stessa sui semi automatici, che ha completato l'informazione, e a risentirci alla prossima puntata.